Ci troviamo quest'oggi a parlare di uno dei documenti conservati nella Biblioteca Quiriniana, ottocenteschi, più interessanti, che parlano proprio della nostra storia cittadina. In particolare i disegni del Trolli sul cimitero monumentale di Brescia, uno dei primi cimiteri monumentali così definiti in Italia. Qual è l'antecedente storico? 1804, editto napoleonico di Saint-Claude, che prevede che le sepolture avvengano extra moenia, fuori dalle mura della città. Nel 1806 quindi la municipalità decide e individua due zone, uno fuori Porta Venezia e uno fuori Porta Milano. Quella però di fuori Porta Venezia non verrà mai costruita, perché su quella zona vi erano già degli interessi immobiliari piuttosto importanti. Verrà invece edificato e comprato nel 1808 un terreno proprio nella zona fuori Porta Milano. Nel 1810 il vescovo Nava lo consacrerà facendo erigere una gigantesca croce in ferro. Ma dovremo attendere fino al 1814 per vedere i primi progetti di questo spazio. Era infatti uno spazio incolto, le cronache cittadine riportano di alberi che non erano stati estirpati, di mucchi, di pietre agli angoli di questo grande quadrato, in cui era stato costruito semplicemente un muro perimetrale alto 3 metri e l'unico oggetto degno di nota è una cancellata dell'ingegner Donegani, un tecnico comunale. Nel 1814 venne presentato alla municipalità una serie di disegni, sembra sempre a firma proprio di un giovanissimo Rodolfo Vandini. Il progetto iniziale prevedeva la costruzione soltanto della chiesa dedicata a San Michele e i due portici, quello orientale e quello occidentale. Come già vediamo in questa palimetria, via via nel tempo il cimitero acquisterà sempre più corpo e una serie di ampliamenti verranno fatti e saranno sempre a firma del Vantini. Tant'è che ad un certo punto, nel 1832, sarà lo stesso Vantini a far redigere questi disegni, proprio in qualche modo per blindare quella che era stata la sua idea. Parliamo proprio della chiesa di San Michele, una chiesa a impianto centrale. Rivediamo chiaramente dei riferimenti al tempio di Canova, a Possagno, o addirittura al Pantheon romano. Un quadriportico in ordine dorico, l'ordine sicuramente più ieratico, più solenne che la tradizione ci rimanda, con una trabeazione proprio a citare quasi una memoria di quella che era la vecchia stoa ateniese, quindi il luogo della meditazione filosofica, il luogo del pensiero. La copertura, all'inizio prevista in rame, verrà poi, dopo una serie di lunghe conversazioni proprio della commissione, di una serie di analisi, verrà fatta invece in embrici in marmo di Botticino. Marmo di Botticino che ovviamente fa da padrone in tutto il cimitero monumentale di Brescia. 1849 il progetto della realizzazione del faro, una gigantesca colonna dorica che poi troverà la sua conclusione nel 1864, 8 anni dopo la morte del Vantini, che quindi non riuscirà mai a vederla conclusa. Una colonna dorica alta 60 metri con alla base una serie di incolonnato sempre in ordine dorico e sulla sommità proprio una lanterna che lo stesso Vantini ci dice che doveva ardere in eterno. Cronaca dell'epoca, in questo caso citiamo proprio il Cosmorama pittorico nell'edizione del 1837, riporta una lettera del Vantini in cui cita: nel mezzo della funerea pianura si innalza una colonna la quale sovrasta con la sua mole alla selva circostante dei cipressi. Questa colonna, a modo di faro, porta sulla sua sommità una lanterna nella quale arde una fiammella perenne, simbolo forse di quella luce perpetua che aspetta i buoni in un mondo migliore.